Buon sabato mattina da parte di Simone Fiorelli e Live Sport Academy. Si comincia con campionato nazionale Beach Soccer Tyrrhenium Cup. Under 10 del Made in Italy che sfida l'Under 12 della Sit Academy. No, le due squadre che sono adesso scese in campo e dunque siamo pronti per incominciare. Buon divertimento. Le squadre sono pronte e allora primo possesso che sarà in favore della Sit Academy, che muoverà in maglia rossa il pallone da sinistra verso destra, da destra verso sinistra invece in tenuta bianca attaccherà il Made in Italy. Di destra con il cross nel frattempo a colpire il palo, poi Milazzo a lavorare con il fisico riesce per un attimo a riacquistare il possesso, pallone che non viene allontanato la formazione della Sit Academy. Adesso sì, con il portiere a rinviare, poi Lelli prova la verticale, qui il lavoro di fisico e poi la rete dell'1-0, sblocca le marcature la Sit Academy quando sono 6 minuti sul cronometro. È 1-0 per i rossi. C'è l'1-0 per la Sit Academy. Sanna si è messo con il fisico a protezione del pallone, poi con il destro incrociato ha trovato bersaglio grande, 1-0 dunque Sit. Ed in Italia che ci prova adesso dalla distanza e poi sulla ribattuta Antonio Pisano non inquadra lo specchio. Ancora Milazzo a ricevere il pallone in transizione negativa, qui errore da parte della difesa, prova ad approfittarne Pisani, Pocitari si getta praticamente sulle caviglie dell'avversario, ma minaccia che non è stata allontanata. Adesso la porta è libera per andare al tiro e arriva la parità con Sabatini che di sinistro mette sotto la traversa. Si torna subito in parità quando sono 8 minuti sul cronometro. Tutto in equilibrio tra Made in Italy e Sit Academy. Sabatini prova a passare per la via centrale, poi scarica sulla sinistra, conclusione che trova una deviazione, ancora Sabatini che da terra calcia, Sabatini con un sinistro prova a tenerla tra i guantoni ma non basta, è 2-1 Made in Italy, 1-2 terrificante nel giro di 60 secondi a disposizione delle due squadre per tempo. Dunque ne mancano meno di 4 allo scadere della prima frazione di gioco. Pronto Milazzo con il destro a cercare la porta, parte Milazzo, pallone che scende, rimbalza davanti a Pocitani e poi tapinna vincente di Antonio Pisani, arriva per primo sul pallone e fa 3-1 Made in Italy. Pocitari ci mette le mani, poi il tiro dalla distanza che termina in rete e dunque si accorciano le distanze con la Sit che si porta sul passivo di meno 1. Sabbia è entrata negli occhi dell'estremo difensore con in Italy che nel frattempo va la battuta. Sabatini prova a mandare in avanti, pallone sottratto dalla difesa, poi cerca ancora Sabatini e la via interna, Ruggero gli sbarra la strada, si lotta per il possesso con Milazzo, cercare il destro, pallone alto ma arrivano nel frattempo anche i due fischi del direttore di gara, si va al riposo sulle parziali di 3-2 per il Made in Italy. E dunque secondo tempo al via, Made in Italy a spostare in avanti il primo pallone della seconda frazione di gara, attaccherà la formazione in maglia bianca da sinistra a destra, da destra verso sinistra la Sit Academy, qui Milazzo a colpire il montante alto. Giro della bandierina in favore della Sit, cross verso il secondo palo e arriva la rete della parità, Sit Academy che riporta in equilibrio la sfida, è 3 pari. Sanna a firmare la doppietta personale, bravo il giocatore della formazione romana a prendere il tempo in area. Dunque è 3 pari il risultato. La parata di Fortino, Sabatini cerca la coordinazione,
mettere, che esce fino al limite e blocca. Poi buona giocata di Lelli che apre tutto, però è la corrente Sanna che alza il pallone, si vuole coordinare per la rovesciata ed è un gol splendido della tripletta, quello della tripletta personale di Sanna in rovesciata, 4-3. Matocci ragiona per via orizzontale, poi pallone calciato dalla distanza, incrociato largo di pochissimo. Casetta adesso a ritagliarsi, tempo per la conclusione, Ruggero dopo la risposta di Fortino, non fa 5-3. È ancora Made in Italy con Milazzo a scaricare per Sabatini, lascia scorrere il numero 4 che prova a portarsela sulla sinistra, non è, c'è fallo secondo l'arbitro, invece arriva un gol splendido dalla distanza con il destro che piega le mani di Fortino e 5-3 Sit Academy. 2-2, ovviamente messi a segno, tripletta in realtà poi personale nel corso della mattinata, nel corso di questa prima sfida della mattinata per Sanna comunque. Diciamo appunto dopo l'avvio della ripresa in cui Sanna è riuscito con due reti a riportare la formazione della Sitte in parità. Fino alla 5-3, ma qui Milazzo nel frattempo con il destro trova l'angolino e fa meno uno per la Made in Italy quando manca un minuto e mezzo allo scadere. Il giocatore della Sitta che rimbalza sul fondo deve ravvelocizzare le pratiche Fortino anche perché mancano davvero pochissimi secondi allo scadere. Pocitari ci mette i guanti e infatti non c'è più tempo, direttore di gara che dice che può bastare così. Made in Italy, Sitta Academy termina 5-4 per la SIT. Dunque grazie di averci seguito da parte di Simone Fiorelli live Sport Academy, è tutto, vi ricordiamo, anzi vi invitiamo a restare con noi per il resto delle partite di oggi.